Nel cuore del XX secolo, Cuba fu scossa da governi instabili e corrotti, costantemente sotto la pressione di forze esterne. Figure di spicco come José Miguel Gómez e Mario García Menocal furono protagonisti dell'epoca post-indipendenza per l'isola. Miguel Gómez, una volta eroe ribelle della guerra di indipendenza cubana, assunse la presidenza nel 1909. Sotto il suo mandato, Cuba visse un'epoca di prosperità economica, oscurata dall'ombra di una corruzione diffusa e pervasiva. Successivamente, Mario García Menocal, ingegnere generale dell'esercito durante la guerra di indipendenza, salì al potere nel 1913. La sua rielezione nel 1916 fu macchiata da accuse di frode, scatenando un conflitto politico che si concluse a suo favore. Questi presidenti rappresentano un periodo di instabilità politica per Cuba, con un'economia troppo dipendente dalla produzione di zucchero. La crisi post-prima guerra mondiale, conosciuta come il periodo delle vacche magre, mise in luce la fragilità di un sistema economico eccessivamente orientato verso un unico tipo di agricoltura. I primi anni 30 videro l'ascesa di Gerardo Machado, inizialmente acclamato come portatore di speranza e cambiamento. Eletto presidente nel 1925, la sua campagna elettorale era improntata verso uno sviluppo infrastrutturale che avrebbe cambiato l'isola. Durante il suo primo mandato, Cuba godette di un'era di prosperità con un boom della produzione di zucchero e un ambizioso programma di opere pubbliche, incluso l'ampliamento dell'Università dell'Havana. Ma Machado ben presto si trasformò in un dittatore. Nonostante avesse promesso di non ricandidarsi, modificò la Costituzione per assicurarsi la sua rielezione nel 1928. Questa mossa, unita a un intensificarsi della repressione politica, alla censura dei media e all'aggravarsi della crisi economica post-1929, alimentò un crescente dissenso e proteste accese contro il suo regime. La repressione delle libertà civili e l'autoritarismo di Machado culminarono con episodi come la chiusura forzata di giornali e l'arresto degli editori nel gennaio 1931, oltre a decisioni finanziarie disastrose che incrementarono enormemente il debito estero. Le tensioni sociali e l'incapacità di Machado di soddisfare le necessità del popolo portarono infine alla sua rovinosa caduta e all'esilio forzato nel 1933. In questo cruciale snodo della storia cubana emerge la figura di Fulgencio Batista, un personaggio destinato a lasciare un'impronta profonda nell'evoluzione politica dell'isola. 5 settembre 1933, con un audace colpo di stato noto come la Rivoluzione dei Sergenti, Batista rovesciò il governo provvisorio sorto dopo l'esilio di Machado. Assumendo il ruolo di capo di stato maggiore dell'esercito, Batista diventa il burattinaio dei presidenti che si avvicendarono fino alla sua ascesa alla presidenza nel 1940. La sua prima presidenza fu caratterizzata da connessioni con il crimine organizzato, evidenziate dai rapporti con figure come Meyer Lansky e Luigi Trafficante Jr. Già dal 1933, Batista aveva stretto legame con noti gangster americani quali Charles Lucky Luciano e Santo Trafficante Senior, giocando un ruolo chiave nel controllo del lucrativo settore del gioco d'azzardo. Il mandato di Batista fu contrassegnato da un'intensificazione dei problemi economici, da un crescente malcontento nell'esercito e dalle complesse dinamiche della Seconda Guerra Mondiale. Non potendosi ricandidare per un secondo mandato a causa delle restrizioni costituzionali, le elezioni del 1944 videro l'elezione del suo avversario, Grau. Di fronte a tale scenario, Batista lasciò Cuba per rifugiarsi in Florida. Nel frattempo, il difficile contesto economico e politico di Cuba stava facendo germogliare un'alternativa di sinistra al regime esistente. La prima metà del XX secolo fu un periodo di fermento di idee rivoluzionarie, alimentate dal profondo desiderio di indipendenza e giustizia sociale. Figure come Julio Antonio Meyá, fondatore del Partito Comunista di Cuba, e altri pensatori e attivisti iniziarono a diffondere ideali di equità e libertà, gettando le basi per un cambiamento radicale che avrebbe trasformato profondamente la società cubana.
il 10 marzo 1952 segnò un giorno di grande importanza nella storia cubana, un momento di svolta dalle conseguenze profonde e durature. Con le elezioni presidenziali a solo 4 mesi di distanza e di fronte a sondaggi poco lusinghieri, Fulgencio Batista, allora candidato, si trovò di fronte a una scelta cruciale. Nell'atmosfera tesa e incerta del contesto politico cubano, Batista decise di agire in modo audace. Orchestrò un colpo di Stato che rovesciò il presidente uscente. Questo golpe, sebbene avvenuto senza spargimenti di sangue, fu un simbolo tangibile di un radicale cambiamento nella governance di Cuba, suscitando preoccupazione e attenzione nell'intera popolazione cubana. Una volta salito al potere, Batista introdusse una serie di misure severe che mutarono radicalmente il panorama politico e sociale dell'isola. Il nuovo dittatore sospese il Congresso e trasferì il potere legislativo al Consiglio dei Ministri, centralizzando il potere nelle sue mani e in quelle dei suoi più stretti alleati. Abolì il diritto di sciopero, colpendo duramente la classe lavoratrice e i sindacati, precedentemente in prima linea nelle lotte sociali, ripristinò la pena di morte e sospese le garanzie costituzionali, segnando una netta svolta verso l'autoritarismo. Parte della popolazione, esausta per l'instabilità politica e le violenze passate, vedeva in Batista un potenziale portatore di stabilità e un freno alla corruzione diffusa. Tuttavia, queste speranze svanirono rapidamente e il malcontento crebbe giorno dopo giorno. Il regime di Batista manteneva un forte controllo sull'esercito, uno strumento cruciale per il mantenimento del suo potere. Ogni forma di opposizione veniva repressa con fermezza e la sua amministrazione divenne sinonimo di oppressione e corruzione. Questo periodo di governo autoritario sotto Batista fu determinante nel definire il contesto nel quale emerse e si sviluppò la rivoluzione cubana. La crescente insoddisfazione popolare e il desiderio di maggiore libertà e giustizia sociale, soffocati dalle politiche di Batista, divennero il terreno fertile per un'insurrezione che avrebbe portato a un cambiamento radicale nella storia di Cuba, segnando l'inizio di una nuova era. Durante il governo di Batista, la realtà economica e sociale di Cuba formava un quadro complesso e contraddittorio. Durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale e nei primi anni 50, si assistette a un'importante transizione nella proprietà delle industrie zuccheriere cubane. La quota di possesso straniero diminuì sensibilmente, passando dal 68,4% nel 1938 al 31,6% nel 1950, spostando l'asse a favore di un incremento della proprietà cubana. Questo mutamento segnava una diminuzione della dipendenza da influenze esterne. Tuttavia, l'economia cubana rimase fortemente legata all'industria dello zucchero, vulnerabile alle fluttuazioni dei prezzi internazionali e limitata nella diversificazione economica. Sotto Batista, l'economia cubana fu caratterizzata da un'ampia espansione del credito, in particolare nel settore industriale e nei servizi pubblici. Tra il 1952 e il 1958 furono erogati crediti pubblici per un valore di 1,25 milioni di pesos, con una parte significativa destinata all'industria e ai servizi pubblici. Questo aumento del credito aveva l'obiettivo di ridurre il tasso di disoccupazione e promuovere l'industrializzazione, cercando di diversificare l'economia cubana e ridurre la dipendenza dallo zucchero. Nonostante queste iniziative, il tasso di disoccupazione rimase alto, attestandosi al 23,4% nel 1957. L'industria turistica e mineraria, sostenuta da investimenti statunitensi, conobbe una notevole crescita. Il turismo divenne una delle principali fonti di reddito per l'isola, attirando turisti nei casinò, negli hotel di lusso e nella vivace vita notturna dell'Havana, spesso legata alla presenza della mafia americana. Fuori da questi settori in espansione, gran parte della popolazione cubana viveva in condizioni di povertà, soprattutto nelle aree rurali. La forte dipendenza dall'industria zuccheriera e la mancanza di diversificazione economica contribuirono a elevati livelli di disoccupazione e sottooccupazione,
con tassi che raggiungevano il 24,6% nel 1950. In questo contesto di disparità economica e sociale si formò un crescente malcontento. Questa realtà alimentò tra la popolazione cubana il desiderio di un cambiamento radicale e di riforme profonde, creando le condizioni per un'aspirazione collettiva verso un futuro diverso e più equo. Il contrasto tra le condizioni di vita nelle aree urbane e quelle rurali di Cuba durante il regime di Batista era notevolmente marcato. Mentre nei grandi centri urbani come L'Avana si assisteva a un certo grado di modernizzazione e sviluppo, appena si usciva da queste aree, la realtà cambiava drasticamente. Nei villaggi e nelle campagne le condizioni di vita erano estremamente precarie, le abitazioni inadeguate, i servizi educativi e sanitari carenti e di bassa qualità erano la norma. Il tasso di analfabetismo nelle aree rurali era quasi 4 volte superiore a quello delle aree urbane. Durante gli anni 50, la maggior parte delle nuove abitazioni costruite si concentravano in unità abitative multiple e residenze suburbane attorno all'Havana. Tuttavia, molti immigrati rurali finirono per vivere in quartieri improvvisati intorno alla capitale, dove povertà, criminalità e, nella migliore delle ipotesi, sottooccupazione erano all'ordine del giorno. Nonostante queste sfide sociali ed economiche, Batista riuscì ad ottenere il sostegno di alcuni settori, in particolare quelli non direttamente legati ai gruppi di opposizione. Il dittatore cercò di guadagnare il favore di lavoratori e contadini, proseguendo alcune politiche delle precedenti amministrazioni e conquistando il supporto dei leader sindacali attraverso corruzione, adulazione e intimidazione. Nonostante il sostegno apparente di alcune imprese, lavoratori e gruppi di contadini, Batista non riuscì a sviluppare una solida base politica. La natura illegittima del suo regime, il fallimento nel guadagnarsi la popolarità, erodevano costantemente il suo appoggio politico, rendendo le lealtà politiche a Cuba spesso brevi e volatili. Rimaneva il fatto che alcuni settori della società, soprattutto quelli legati agli interessi economici e agli investimenti americani, vedevano Batista come un elemento di stabilità. La maggior parte dei cubani rimaneva comunque profondamente insoddisfatta del suo governo. La diffusa corruzione, la brutalità e l'inefficienza del regime alimentarono un crescente malcontento popolare, che si manifestava attraverso frequenti rivolte studentesche e dimostrazioni. All'estero, in particolare negli Stati Uniti, la percezione di Batista fu inizialmente positiva, grazie al suo orientamento filoamericano e al pieno sostegno dato dagli USA. Batista aveva infatti ottenuto il sostegno degli Stati Uniti, ansiosi di proteggere i loro investimenti commerciali sull'isola. In risposta alle promesse di Batista di garantire ordine, stabilità e tranquillità lavorativa, sia i capitalisti americani che quelli cubani reagirono favorevolmente. Questo sostegno esterno, tuttavia, non era sufficiente a mitigare le crescenti tensioni interne e il malcontento della popolazione cubana, segnando un periodo di profonda divisione e instabilità nel paese. Tra il 1954 e il 1956, gli investimenti esteri a Cuba conobbero una notevole crescita, quadruplicando in termini di dimensioni, influenzando quasi ogni settore strategico dell'economia cubana. Petrolio, servizi pubblici, petrolchimica, miniere, manifattura non legata allo zucchero, turismo e costruzioni furono tutti settori che vennero positivamente influenzati da questo flusso di investimenti. Entro il 1957, i nuovi investimenti provenienti dagli Stati Uniti raggiunsero oltre 350 milioni di dollari. Gli investimenti statunitensi a Cuba furono largamente esentati da oneri fiscali significativi, permettendo alle multinazionali americane di trarre vantaggio dalle leggi fiscali cubane. Di conseguenza, ingenti somme di nuovo capitale di investimento affluirono nell'economia cubana durante quasi tutto il periodo della dittatura di Batista. In questo periodo, l'economia cubana rimaneva caratterizzata dalla concentrazione sulla produzione e il commercio dello zucchero e da una dipendenza eccessiva da un unico acquirente fornitore principale. Negli anni 50, circa il 75% delle importazioni cubane proveniva dagli Stati Uniti,
mentre circa il 65% delle esportazioni cubane si dirigeva verso i mercati statunitensi. La maggior parte dei fondi per gli investimenti provenivano anch'essi dai centri finanziari statunitensi, nonostante la significativa crescita del settore bancario in seguito alla creazione della Banca Nazionale di Cuba. La figura di Batista è quindi un simbolo delle contraddizioni e delle tensioni del periodo pre-rivoluzionario a Cuba, un leader sostenuto da interessi stranieri e contestato per il suo fallimento nel rispondere ai bisogni e alle aspirazioni del suo popolo. Il suo regime, nonostante avesse portato a una certa modernizzazione economica, non riuscì a ridurre il divario sociale ed economico che segnava profondamente la società cubana. Questa situazione di squilibrio e ingiustizia fu uno dei fattori chiave che alimentarono il fermento rivoluzionario, portando alla ricerca di una nuova direzione per l'isola e il suo popolo. È in questo contesto che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione al grande protagonista della rivoluzione cubana, Fidel Castro Ruz. Nato il 13 agosto 1926, Castro crebbe in un periodo di turbolenze e cambiamenti politici a Cuba. Esperienze che influenzarono profondamente la sua visione politica e sociale. Durante la sua gioventù, Castro fu testimone e partecipe di un ambiente segnato da un crescente malcontento verso le disparità economiche e sociali e la corruzione politica che affliggevano il paese. Queste circostanze contribuirono a forgiare in lui un forte senso di giustizia sociale e un desiderio di cambiamento radicale. La sua opposizione al regime di Batista nasceva dalla convinzione che il governo fosse non solo corrotto e autoritario, ma anche incapace di rispondere ai bisogni e alle aspirazioni del popolo cubano. Nel 1945 Castro iniziò gli studi di giurisprudenza all'Università dell'Avana, immergendosi nei movimenti di protesta studentesca. In questo periodo i manifestanti subivano una dura repressione da parte del regime dei presidenti cubani dell'epoca. Castro comprese che la sua professione di avvocato poteva diventare un'arma potente, un mezzo per agire con giustizia in nome della legge. Si dedicò quindi alla difesa di cause che denunciavano corruzione, cattiva gestione dei monopoli e le debolezze del sistema politico e giudiziario cubano, utilizzando la sua professione come simbolo di lotta rivoluzionaria. Fidel Castro entrò a far parte del Partito Popolare Cubano e vi militò per 8 anni. Il PPC combinava nazionalismo, socialismo, indipendenza politica ed economica e giustizia sociale. Durante questo periodo Castro approfondì le opere di José Martí e i classici del marxismo, elementi che contribuirono alla formazione della sua coscienza politica. In questa fase della sua vita, Castro era mosso da un ideale di giustizia e indipendenza per Cuba e cercava un modo per tradurre questo ideale in azione concreta. Percepiva il regime di Batista non solo come un ostacolo alla democrazia e alla giustizia sociale, ma anche come un simbolo dell'influenza e dell'interferenza straniera, soprattutto degli Stati Uniti, negli affari interni di Cuba. La pianificazione dell'attacco alla caserma Moncada era guidata da questa visione. L'obiettivo era catturare l'arsenale della caserma, situata a Santiago di Cuba, per armare la popolazione e innescare una rivoluzione. La scelta della caserma Moncada non era casuale. Era una delle più grandi e importanti installazioni militari del paese e la sua conquista avrebbe avuto un significato sia simbolico che pratico, segnando l'inizio di una nuova era nella storia cubana. L'assalto alla caserma Moncada il 26 luglio 1953 si rivelò un totale fallimento. Un errore di coordinazione causò la dispersione di metà delle forze ribelli all'entrata della città, vanificando l'effetto sorpresa. Nonostante alcuni successi isolati, l'assalto principale fallì e dopo circa un'ora Fidel Castro ordinò la ritirata. Nell'attacco 19 soldati del governo furono uccisi e 27 feriti, mentre fra i ribelli 8 persero la vita. La reazione del governo di Fulgencio Batista fu brutale e sproporzionata. I ribelli catturati nei primi 2 giorni furono in gran parte uccisi a sangue freddo o morirono a causa delle torture subite. Le atrocità commesse dall'esercito, tra cui il massacro dei prigionieri e le torture, provocarono una forte condanna pubblica e indignazione.
Questo scandalo costrinse il governo Batista a processare i cospiratori rimasti anziché eseguirne l'immediata esecuzione. Molti ribelli, incluso Castro, furono catturati. Tuttavia, fu durante il processo di Castro che si manifestò il vero impatto di questo evento. Il 16 ottobre 1953, dopo 76 giorni di isolamento, Castro comparve in tribunale. La sua difesa divenne una ringa di oltre due ore, poi pubblicata col titolo «La storia mi assolverà». In questo discorso, Castro illustrò le ingiustizie del regime di Batista e presentò una visione basata su riforme agrarie, industrializzazione, miglioramenti abitativi, soluzioni per la disoccupazione, educazione e sanità. Castro criticò aspramente il regime di Batista, descrivendolo come incostituzionale e immorale. Dichiarò che il suo obiettivo era combattere contro un potere unico e legittimo, che aveva usurpato il potere legislativo, esecutivo e giuridico della nazione. Si rivolse direttamente ai giudici, esortandoli a riflettere sulla loro responsabilità morale e legale di fronte a un governo oppressivo e corrotto. Durante il processo, Castro denunciò le condizioni di lavoro e di vita dei cubani sotto Batista, mettendo in luce le contraddizioni e le ingiustizie della dittatura. Evidenziò le condizioni precarie della popolazione, la disoccupazione massiccia e l'alto tasso di analfabetismo tra i lavoratori agricoli. Questo discorso divenne un manifesto politico che esprimeva una visione di giustizia sociale e libertà per Cuba, contribuendo ad innalzare Castro come il leader del movimento rivoluzionario cubano, un momento chiave che segnò l'inizio di una nuova fase nella lotta per la liberazione e la giustizia a Cuba. Dopo essere stato rilasciato nel 1955 a seguito di un'amnistia generale concessa dal regime di Batista, Fidel Castro lasciò Cuba per il Messico, un periodo che si rivelò fondamentale nel suo percorso rivoluzionario. In Messico, Castro si trovò in un contesto politico e sociale completamente diverso, favorevole alla formazione di nuove alleanze e alla pianificazione della lotta contro Batista. Fu qui che incontrò Ernesto Che Guevara, un medico argentino con cui condivise la visione rivoluzionaria. L'incontro tra Castro e Guevara fu decisivo. Insieme formarono il nucleo di un gruppo rivoluzionario che avrebbe portato avanti la lotta per la liberazione di Cuba. Questo gruppo, composto da esuli cubani e volontari latinoamericani, era animato da un comune desiderio di rovesciare la dittatura di Batista. Durante questo periodo si dedicarono intensamente all'addestramento militare e alla pianificazione strategica, elementi fondamentali per la loro imminente missione a Cuba. Castro, con le sue innate capacità di leadership, guidò l'addestramento militare e gestì le dinamiche interne del gruppo, mantenendo la coesione e la focalizzazione sull'obiettivo comune. L'acquisto della nave Granma fu un passo cruciale nell'operazione. Questa imbarcazione doveva portare uomini e attrezzature, rimanendo nascosta alle forze di Batista. I preparativi per la partenza furono condotti in segreto e in maniera frenetica, con ogni membro del gruppo pienamente consapevole dei rischi e delle sfide che li attendevano. La partenza dalla costa messicana segnò l'inizio di una nuova fase rivoluzionaria, trasformando il sogno e l'ideale di Castro in una realtà concreta. In Messico, Castro aveva intanto rafforzato la sua immagine di leader carismatico e visionario, capace di organizzare e motivare un gruppo eterogeneo di rivoluzionari. Questo periodo fu dunque una tappa fondamentale nel percorso di Castro, che era a questo punto pronto a guidare la lotta per la liberazione e il rinnovamento di Cuba.